luce sulle cause che hanno portato alla morte dell'operaio 49enne della Profiglas Rodolfo Cangiotti, mentre operava all'interno dell'azienda con un muletto, la Procura della Repubblica di Pesaro ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo. Quello che non convince gli inquirenti è la dinamica emersa dalle prime indagini, secondo la quale Cangiotti avrebbe commesso un'imprudenza nel voler sistemare il bancale di lana di roccia che si era sbilanciato da solo e da sotto. Cosa che, data l'esperienza dell'operaio con oltre 25 anni di lavoro, desta qualche perplessità. Possibile che un operaio così esperto commetta una simile imprudenza, ignorando le più basilari regole del suo lavoro? O è accaduto qualcosa di imprevisto, non dipeso dalla condotta di Cangiotti? Per dar risposta a questi interrogativi sono stati sentiti dal PM Valeria Cigliola, titolare delle indagini, due operai rumeni che operavano anche loro a bordo di muletti e che erano presenti sulla scena dell'incidente nel preciso momento in cui Rodolfo Cangiotti veniva investito dal bancale. Nei prossimi giorni si dovrebbe anche compiere l'esame autoptico sulla salma di Cangiotti e poterla così consegnare e dare nella disponibilità della famiglia per disporne i funerali, che non sono stati ancora decisi. L'azienda intanto ha annunciato che rimarrà chiusa il giorno dei funerali in segno di vicinanza alla famiglia.